Ciao a tutti, io sono Mr. Magician e sono felice che sei qui a guardare questo mio video. Prima di tutto bisogna salutare chi lo ha chiesto nei commenti, quindi se vuoi essere salutato anche tu, scrivilo nei commenti. Saluto, ciao tu che leggi i commenti e Kevin, un salutone. Prima di iniziare devo dire anche che questo video è in collaborazione con Henry Magic 13. Henry Magic 13 è un altro mago. Abbiamo fatto una collaborazione in cui io registro un video dove faccio un effetto e lo mando a lui, e lui fa una reaction e la posta sul suo canale. Quindi andate a vedere la reaction di Henry Magic 13 al mio trucco, al mio effetto sul suo canale. E poi lui ha registrato un effetto, lo ha mandato a me, io appunto sto registrando la reaction. Beh, detto questo, detto tutto, passiamo alla reaction. Perfetto, ora possiamo iniziare con la reaction. Genera. Possiamo controllare per carta. Perfetto. Mazzo totalmente mischiato. Perfetto. Allora, diamo un'ultima mescolata. Anzi, pure di torso, in modo che totalmente non so l'ordine delle carte. Perfetto. E ora lo spettatore seleziona una carta, boh, in questo caso faccio io, per esempio questa. Perfetto. La lasciamo qui. Perfetto, ora io mi giro, voi la guardate. Ok, ti riguardi. Una bellissima Spero si carta. veda. Perfetto. Ora andiamo a lasciare in mezzo al mazzo, così. Perfetto. E andiamo a mischiare. Andiamo nuovamente a mischiare, è quello che proverò a fare. Ora per ritrovare la tua carta, proverò usando la magia a Quante volte ho mischiato? Giuro. soltanto, solo ed esclusivamente a sensazione, a ritrovare la tua carta. Divido il mazzo in due in modo che entra nel tappetino. Perfetto, ora. Qui sto per la prima volta. Ragazzi, sta cercando la carta, la nostra carta, appunto con le carte di dorso. No, cioè, ma è una cosa. Spero li giri perché sennò è un mago veramente. Si è laureato ad Hogwarts, anche se non ha ancora 18 anni, o perlomeno non lo penso. Vabbè, quelli sono cose da tralasciare. Sono cose da tralasciare. Beh, continuiamo. Apriamole per bene. È solo ed esclusivamente a sensazione. Sorpassandoci la mano, proverò a trovare la tua carta. Allora, perfetto. Provo qui, qui no. Provo solo a sensazione. Qui va? No, niente. Niente. In questo mazzetto, niente. Proviamo uno nell'altro. Come le ho stese non lo so però. È Neanche perché sono io, messo però male. capisco anche come succede. Allora, dividiamo pure questo mazzetto che non entra nel tappetino. Succede a tutti i mani. Certo che è una fortuna proprio. Non sai io. Che è perfetto, anche questo, solo ed esclusivamente sensazione, provo a indovinare la tua carta. Qui sento qualcosa, qui, sì, questa. Ok ragazzi, dice che quella è la nostra carta. Lo sarà sì o no? Perché se lo è, mi ha spaccato la testa. Andiamo a vedere. Secondo me è questa. La tua carta era esattamente il 6 di quadri. Ciao Perfetto, raga, mi ha raga. affollato. Mi ha affollato, cioè mi ha spaccato la testa. Non ho idea di come abbia fatto, anche perché se ha fatto tutto con le carte di dorso, se
erano di faccia, potrebbe aver usato uno stack, che sarebbe mettere tutte le carte in un determinato modo, però ha fatto tutto di dorso, quindi le carte erano irriconoscibili. Poi ha mescolato anche tante volte, che sinceramente, tutte quelle volte che ha mescolato, mi è parso che appunto erano pulite, cioè veramente bravo, sì, mi hai fullato, ok. Però ti fullerò io, ti spaccherò la testa io con il mio trucco, sì o no? Se lo volete scoprire, andare a vedere il suo video, mi raccomando, ci conto, il mio trucco è veramente un trucco molto bello, anzi non un trucco, perché la magia esiste veramente. Vi consiglio di andarlo a vedere. Beh, detto questo, detto tutto, la Mission Magician è tutto, passo e chiudo.